Brembo presenta Il Red Bull Ring è uno dei circuiti più tecnici della Formula 1, non tanto per la tipologia delle curve, ma più che altro per la messa a punto della monoposto. È la classica pista stop and go, quindi grandi frenate seguite da accelerazioni importanti, dove l'aerodinamica è sì importante, ma il telaio, la parte ibrida e la trazione diventano elementi distintivi per generare la motricità e quindi fare la differenza nel giro da qualifica, ma soprattutto con tanto carburante a bordo poi quando si è in gara. È una pista che prevede quattro rettilinei da oltre 300 km orari, grandissime frenate, infatti viene definita da Brembo, lo vedremo successivamente, uno dei circuiti più selettivi per l'impianto frenante in termini di potenza frenante e soprattutto di temperature raggiunte. Ma partiamo appunto con il nostro giro, rettilineo di partenza che è relativamente breve, si arriva a 320 km orari e poi abbiamo la prima staccata in salita. Il pilota riesce a ritardare il punto di frenata addirittura a 120 metri, l'asfalto non è liscio, quindi la monoposto tende a saltellare e quindi bisogna fare molta attenzione al bloccaggio dell'anteriore destra, una condizione che obbliga il pilota a cercare di dosare la frenata ancora a ruote dritte, poi soltanto nell'ultima parte, quando c'è l'inserimento verso la destra, la monoposto inizia ad alleggerire la coppia frenante e quindi si va ad evitare il potenziale bloccaggio sul pneumatico anteriore destra. Si scollina subito e si mette in terza quarta marcia sul cordolo esterno, sfruttando tutto il cordolo come allargamento, espansione della pista per cercare di prendere più giri e quindi capitalizzare velocità nel rettilineo successivo, quello in salita che porta fino alla curva Remus. Ma ritorniamo al rettilineo, dove il pilota deve cercare di utilizzare al meglio la sua trazione e a questo punto diventa fondamentale la sospensione posteriore, che deve modellare l'appoggio della monoposto e soprattutto il rollio della cassa veicolo in funzione di un innesco di trazione che è veramente molto importante e pesante. A questo punto il pilota può scaricare veramente tutto il cambio in marcia bassa e avviarsi su dalla salita, dove arriveremo alla staccata Remus. Anche in questo caso c'è una difficoltà che è costituita dalla piega a sinistra che può portare dei bloccaggi sulla sinistra, quindi il pilota cercherà di allargare molto sulla destra e poi andare a tagliare all'ultima per affrontare di nuovo la staccata a ruote dritte e piegare sulla destra. Anche in questo caso i cordoli non si devono toccare, se non quello d'uscita come elemento di espansione della traiettoria, per di nuovo cercare di guadagnare velocità appoggiando non solo il muso ma anche la ruota posteriore sinistra, e in questo caso gioca un ruolo determinante tutta la parte ibrida, perché è fondamentale distribuire la trazione, modellare la trazione con una componente ibrida molto favorevole, la trazione elettrica con i suoi 162 cavalli, poco carico aerodinamico, riuscire a gestire al meglio una curva di trazione molto morbida grazie al intervento dell'MGUK consente alla monoposto di avere un buon allungo, ridurre i fenomeni di sovrasterzo da trazione, da motricità e quindi avviarsi nella parte in discesa, dove dopo un brevissimo allungo avremo un'altra staccata. Peraltro è la più importante del circuito, si superano i 5G di decelerazione longitudinale e quindi abbiamo anche in questo caso la possibilità di invitare la monoposto a destra. È fondamentale il differenziale per usare la coppia negativa e invitare la monoposto sulla destra, evitando di avere sottosterzo in fase di entrata. Ma subito dopo, con la gestione elettroidraulica del differenziale, si deve aprire il gas e a quel punto si può allargare verso l'esterno con la vettura che va via sulle quattro ruote, molto dosata nel suo appoggio laterale, ma soprattutto nell'equilibrio sotto sovrasterzo. Siamo in curva lenta, c'è poco carico aerodinamico, quindi tutto è delegato al telaio. E a questo punto, quando si scarica la quarta marcia, sia fuori dalla curva, inizia la parte più veloce del tracciato, che di fatto è costituita da due curve, tutte e due a sinistra. La prima è in piano con la parte finale in leggera discesa e questo tende a destabilizzare la monoposto, perché il pilota entra
con un leggero sottosterzo, ma poi a metà curva la vettura tende ad allargare e trasformare quel sottosterzo in sovrasterzo e avremo la coda della monoposto che tende a muoversi verso l'esterno. C'è il cordolo ed è la curva più tecnica e difficile dell'intero circuito. Infatti il pilota deve cercare di trovare questa trasformazione d'assetto e bilanciarla al meglio, rimanendo dritto sul cordolo esterno e soprattutto cercando di affaticare il meno possibile i pneumatici, soprattutto in configurazione gara quando abbiamo tanto carburante a bordo. Breve allungo e poi di nuovo altra piega a sinistra. In questo caso la pista aiuta perché a metà di questo curvone da quinta marcia abbiamo una leggera salita, quindi si appoggia l'avantreno, si riesce a mettere giù tutto, il pilota stando sul velluto, quindi con tanta attenzione sul pedale del gas, riesce a controbilanciare questi effetti scomposti dell'avantreno e del retrotreno, piega a destra e poi un altro allungo che parte nelle ultime due curve. La prima è la Jochenrind, ma devono essere effettuati in un tempo solo. C'è un'incognita, il cordolo di appoggio, quello sulla sinistra, che va pizzicato ma non toccato perché destabilizza la monoposto, è molto alto, soprattutto adesso con le vetture ad effetto suolo, i bumping della monoposto potrebbero rendere discontinuo l'effetto suolo e quindi creare dei problemi di appoggio aerodinamico alla monoposto per affrontare la seconda curva che mette sul rettilineo principale, dove si uscirà di quarta marcia e si scarica di nuovo tutto il cambio fino all'ottava davanti al rettilineo dei box. Il Red Bull Ring, sede del Gran Premio d'Austria, sottopone l'impianto frenante a stress meccanico e termico medio. La frenata più severa precede curva 1. La velocità iniziale è di 312 km orari. Il pilota esercita una pressione sul pedale pari a 143 kg, sviluppando una potenza frenante di 2518 kW e percorrendo 102 metri in 1,8 secondi. La velocità finale è di 139 km orari, la decelerazione massima di 4,7 G. La Ferrari sul circuito del Mugello ha completato le sue giornate di sviluppo del pneumatico 2023 in configurazione prototipo per cercare di ottimizzare soprattutto le coperture anteriori in prospettiva della prossima stagione. Adesso questi test verranno portati avanti sul circuito del Red Bull Ring e sull'Hungaroring da Mercedes, da McLaren e soprattutto dalla Red Bull. L'obiettivo di Pirelli è quello di mettere a posto le coperture anteriori, perché lavorando con le mule car della passata stagione i dati generati dalle vecchie monoposto adattate ad un effetto suolo non hanno dato i riferimenti giusti, soprattutto il bilanciamento di carico tra l'asse anteriore e quello posteriore. Oggi una monoposto ad effetto suolo ha spostato in questa zona sotto i canali Venturi gran parte del carico, questo vuol dire che l'avantreno è più leggero, ha una portata, una pressione verticale più bassa e quindi questo genera sottosterzo. I pneumatici 2023 della Pirelli stanno proprio lavorando in questa direzione. Con il servizio di ChronoGP e con le nostre animazioni 3D cerchiamo di capire la direzione di lavoro dei tecnici di Mario Isola. Pirelli sta lavorando con le squadre di Formula 1 per deliberare le nuove gomme 2023. La seconda generazione di pneumatici a 18 pollici dovrà soddisfare un carico maggiore ottenuto da nuove monoposto che, controllando meglio il purposing, riusciranno a incrementare l'effetto suolo. Inoltre bisogna ridurre il sottosterzo in curva che colpisce le attuali vetture. A Pirelli il compito di progettare una nuova costruzione anteriore, più rigida per garantire minori deformazioni in deriva laterale. Fattore che contribuisce a stabilizzare l'impronta del battistrada distribuendo su una superficie più ampia il contatto pista-gomma. Correzioni mirate in funzione dei dati raccolti dai team dopo 10 Gran Premi che danno a Pirelli una mappa molto precisa sugli interventi da apportare.
L'anno scorso non abbiamo avuto l'opportunità di testare le nuove gomme sulle monoposto ad effetto suolo, ma su prototipi adattati ai presunti valori di carico delle wing car. Le monoposto ibride usate nel 2020 e 2021 sviluppavano un carico aerodinamico inferiore e distribuito in modo differente che non ha reso visibile la natura sottosterzante delle attuali vetture a effetto suolo. Fattore che ha portato parzialmente fuori strada il rapporto di aderenza tra la gomma anteriore e quella posteriore. La maggior parte del sottosterzo è dovuto all'effetto suolo. Il pneumatico anteriore 2023 lo stiamo provando ora ed è leggermente diverso, proprio per correggere il bilanciamento. La nuova generazione di monoposto ad effetto suolo localizza il carico nella parte centrale posteriore della vettura, spostando il centro di pressione verso il retrotreno. È proprio l'alleggerimento aerodinamico dell'asse anteriore la principale causa del sottosterzo, che deve essere corretto a livello di aderenza con nuove coperture, capaci di sviluppare un maggior grip in curva e andare incontro alle richieste dei piloti. Dopo i test abbiamo un'idea più precisa su come intervenire. Vogliamo migliorare l'anteriore perché abbiamo un pneumatico posteriore molto forte, che genera un po' di sottosterzo a bassa velocità. La direzione di sviluppo va verso una spalla anteriore più tonda di quanto non sia oggi. Il nuovo profilo battistrada consente di sopportare maggiori accelerazioni trasversali in curva, riducendo la deriva spalla, che rappresenta la prima causa che innesca il sottosterzo. Pirelli ha a disposizione ancora 5 giornate di test per ottimizzare le gomme prototipo e deliberarle in versione definitiva per l'ultima prova di campionato ad Abu Dhabi, contribuendo con le sue nuove coperture a migliorare le prestazioni dei futuri progetti 2023.